giorni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà. Ideatore degli ormai ben noti progetti culturali in favore della diffusione della poesia, è uno scrittore ed in particolare poeta e narratore. Oggi ve lo presento tramite alcuni dei suoi innumerevoli versi racchiusi nella raccolta La Sagra del Peccato. Si tratta di poesie che vanno dal 1957 al 2003. Quello che una poesia ci può dare in termini di contenuti, sensazioni, evocazioni, è sempre qualcosa di molto personale, che esula, oserei dire sempre, da quello che il poeta pensa, sente e immagina nel momento in cui la sua penna scrive i versi sul foglio. Consapevole di questo, Bruno Mancini, nel presentarci in questa opera il filo conduttore che lega le sue poesie, chiarisce che la sua azione è condotta dal punto di vista dell'autore. Che si decida o meno di seguire tale filo conduttore, una cosa è certa: leggere queste pagine ci introduce in un mondo poetico interessante e coinvolgente. Vi leggo ora alcuni versi della raccolta, in particolare la poesia Lamento plebeo. Ho colto il senso della tua assenza dall'acre odore di carta stampata. Nel vecchio rodeo di mitici emblemi, tu, fionda e golia. Sul collo del vinto, catene preziose di pensieri. Fasciati da dubbi, contorti, snodati, strezzati, salvati, uscimmo. Era il 1961. Ne passa di tempo. Oggi il sole d'agosto non sboccia più semi nei sassi. Il mare d'agosto non gonfia più vele nel golfo. Manca l'addio nella mia mente, non più plebea. D'agosto si muore solo. Progetto culturale La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. E sono passate le tre. E sono passate. Ti manca l'attesa. Ricordo le notti. Resisti agli affetti. Più certa di me rovisti. E a poco la luna seduta sul mare. Nessuno ha infranto aloni con forti sospiri di gran cassa. Nessuno ha vinto tremori con sottili acuti di violini. Nessuno ha liberato solitudini con suoni d'orchestra. Né prima né dopo l'eroica.
né prima né dopo l'eroico in si bemolle maggiore. Conosco una storia d'Ulisse con il naso bagnato di marmellata. Conosco una storia di Cristo, ai piedi calzava gambale. Conosco una storia di donna, nel petto portava un sorriso. Nella foresta di alghe marine, boccaglio e maschera, furtivo, smuovo la tana della murena. È già matura la mia fobia. La piccola, occhi celesti, gote di rosso furente, inquieta sotto un monte di gocce salate nella tana della murena. È già deciso il mio ritiro. Ma quando andremo a caccia di meduse? Dove? In cerca di tartufi a cogliere ciliegie e poi in giro in bicicletta al cinema all'aperto. La mia passione è pazza. Se fosse figlia, la chiamerei Viviana. Quando magari amora, felicità per noi. Come nei giorni di me bambino, di notte, preparo ampolle con i ricordi di fogli strani, abbandonati. Nel sole, donna. Sul filo un colpo di telefono, sul libro un velo di colori, al cuore un lunch. Le bambole sul letto, le foto alle pareti, i ciondoli non temono gli stacchi. Nel buio, sul labbro un colpo di rossetto, sul corpo un velo opaco, ai piedi un laccio. Le bambole sul letto, le foto alle pareti, i ciondoli non vedono gli stacchi. Uno scrigno per te, profumo intenso di malizia. Scriverò di lui.
chiami se c'è qualcosa. La mano sulla spalla. Già, ma io dovrei sapere cos'è qualcosa. Respiro lento. Un colpo di tosse. Affanno. La vita è contro di noi. Ci asciuga. Ci spegne. Ci uccide qualcosa. Ultima poesia. Non l'ho ancora scritta. Solo conosco il titolo. Lo salvo. In
Teresa Neri, scrittrice, poetessa, musicista. Laureata in psicologia clinica e indirizzo applicativo presso l'Università della Sapienza di Roma, si è perfezionata per gli aspetti dell'età evolutiva sui disturbi della sessualità, della devianza, dell'apprendimento e dell'alimentazione. Iscrittasi all'albo, ha avviato uno studio privato. Iniziando a scrivere in gioventù, attualmente la sua produzione è composta da ben 11 volumi di poesie e racconti brevi, una raccolta di haiku e diverse fiabe musicali. Alcune sue composizioni sono state inserite in varie antologie. Maria Luisa Neri, appassionata di musica, si è anche diplomata al conservatorio in due strumenti. Ama ogni forma d'arte e organizza eventi in campo culturale ed artistico, in particolare in ambito musicale, dando spazio soprattutto ai talenti italiani. Socia fondatrice dell'Associazione Culturale da Ischia l'Arte di Ila, Maria Luisa Neri è anche presidente dell'Associazione Arte del Suonare, tramite cui lei usa affermare che intende favorire ed organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, festival, conferenze, premi, saggi, concerti, musical e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica. Diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non attraverso la realizzazione di iniziative culturali di vario genere, con particolare attenzione al repertorio violinistico, dando vita a stagioni concertistiche di alto livello, a festival musicali e un concorso musicale internazionale, giunto ormai all'ottava edizione. Oltre all'offerta concertistica, l'associazione si propone come luogo di incontro di interessi musicali e culturali, assolvendo la funzione sociale di crescita umana e civile, ed è impegnata a realizzare la scoperta e la valorizzazione di giovani promesse in campo musicale sia a livello locale sia in campo nazionale. Ok, grazie. Non c'è più sogno nel mio destino. Uccidere della morte come un chiodo al muro. Il ricciolo biondo del pupo, dondolio di pesci tropicali. Accenderete la vita come un bagliore. Un guizzo di serpente corallo, di chimiche meduse. Nella mia vita il sogno. Nella mia morte il dubbio.
siamo confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.